Aeroporto di Comiso 2007, Aeroporto di Comiso 2013. Sono i 6 lunghi anni trascorsi nel corso dei quali si sono susseguite 2 cerimonie di inaugurazione per la più importante infrastruttura realizzata nella provincia di Ragusa, peraltro attesa da almeno 30 anni. A riaccendere i riflettori sull'argomento è Massimo D'Alema, che è giunto a Gran Michele in occasione dell'imminente tornata elettorale. L'aeroporto di Comiso, per l'ex presidente del Consiglio, rimane un'opera prioritaria in un territorio che è volano di sviluppo e ha forte vocazione turistica. Quell'aeroporto che si intitolò a Pio la Torre, che è anche legato ad una grande battaglia civile dei siciliani, di trasformare un insediamento militare in un'area di pace. E io poi ricordo con quanta generosità furono accolti i profughi del Kosovo lì. Insomma, è una lunga storia in cui anch'io ho avuto la mia parte. E dopo tante discussioni, tante polemiche, finalmente riapre quell'aeroporto che può essere utile all'economia di una zona che è una delle zone tra le più significative dell'economia siciliana, soprattutto per un'agricoltura d'avanguardia e anche con potenzialità turistiche importanti. Quindi una buona notizia. Quanto alle motivazioni di carattere politico che hanno spinto D'Alema a giungere a Gran Michele, l'ex presidente del Consiglio si è così espresso. No, io sono veramente qui per avvicinarmi alla città di Gran Michele, avvicinarmi alla Sicilia e avvicinarmi ad una campagna elettorale che spero che dia alla Sicilia amministrazioni efficaci, una classe dirigente nuova. Sono particolarmente lieto qui di sostenere una donna candidato sindaco, perché questa presenza femminile così significativa in Sicilia è un segnale molto importante di rinnovamento della politica.